Sconde e sviluppa tecnologia aliena per 70 anni, a costo di tante vite umane e del futuro del pianeta. È guidato non solo dall'avidità, ma da un obiettivo più oscuro. La sottomissione dell'America. E poi la conquista del mondo, con ogni mezzo necessario, sia esso violento o crudele, purché sia efficace. Con gravi siccità, provocate da guerre meteorologiche, condotte per mezzo di contaminanti aerei e onde elettromagnetiche ad alta quota. Siamo in uno stato perenne di guerra, per provocare reazioni, per distrarre, far inferocire e rendere schiavi i cittadini americani in casa loro. Con strumenti come il Patriot Act e il National Defense Authorization Act, che scavalcano la Costituzione in nome della sicurezza nazionale. Con la militarizzazione della polizia in tutte le città degli Stati Uniti. Con la costruzione di campi di prigionia sterminati che apparentemente non hanno alcuno scopo dichiarato. Con la presa di potere delle lobby nel settore alimentare, farmaceutico, nella sanità e nell'esercito, con piani segreti per mettere all'ingrasso, annebbiare, far ammalare e controllare un popolo già consumato dal consumismo. Mi raccomando, continuate a fare shopping. È un governo che controlla il tuo telefono, raccoglie i tuoi dati e monitora tutti i tuoi spostamenti impunemente. E che si prepara a usare quei dati contro di te quando colpirà. E la conquista finale avrà inizio. La sottomissione dell'America. Da parte di un'elite internazionale, ben organizzata, armata e intenzionata ad abbattere, uccidere e soggiogare. Mentre noi ce ne stiamo seduti qui. Sta succedendo sotto i nostri occhi. Manca solo la mossa finale. Probabilmente sarà di venerdì. Le banche annunceranno un'operazione di sicurezza per cui dovranno spegnere tutti i sistemi informatici. Tutti i soldi spariranno nel nulla. Possono rubare i soldi di tutti. Poi ci sarà il lancio di bombe a impulsi elettromagnetici che distruggeranno le nostre reti elettriche. Sembrerà un attacco all'America, dei terroristi o della Russia. Oppure un'invasione aliena simulata, usando le repliche dei velivoli alieni che già esistono e già vengono utilizzati. Un'invasione aliena degli Stati Uniti. I russi ci hanno provato nel 47. Non potete dire queste cose. Invece le dirò domani.